ragazzi, eccoci con un Mi preparo con voi, anche se oggi in realtà vi farò vedere solo gli occhi. Perché? Perché volevo farvi un video su questa qui. Allora, l'ho ricevuta senza sapere di doverla ricevere, nel senso che me la sono ritrovata, mi sono ritrovato un avviso di un pacco da ritirare, insomma non mi hanno avvisato che me l'avrebbero mandata. Io chiaramente ero molto contenta di questa cosa. Non fate caso alle unghie perché me ne sono saltate due, sono finte. In più si è sbeccato lo smalto sulle unghie finte che devo sistemare dopo. Ma voi adesso lo noterete per tutto il video. Vabbè, mi frego da sola con le mie mani. Intanto inizio, che metto il primer, che tra l'altro mi hanno mandato anche il primer potion. Credo che l'abbiano mandato diversi, nel senso che non l'hanno mandato a tutte quelle original. Questo qua è quello classico, che... sto apprezzando, sinceramente, non lo usavo da una vita, ma veramente da una vita. Anzi, in realtà credo di non aver comprato mai la versione original, ma ho avuto delle mini taglie in omaggio nelle varie palette, insomma, quelle sì. Allora, vi avviso già che io andrò a mettere un'ulteriore base, che non sarà neanche quello di NARS, perché questo non regge neanche con il primer sotto, cioè regge un po' di più, ma... comunque non ce la fa. E allora, visto che ho sperimentato in questi giorni, ce l'ho da più di una settimana, l'ho usata tutti i giorni. Una fatica che non vi dico, sarò tutti i giorni, vabbè. Metto soft ochre, ho visto che con questo rende decisamente meglio. Lo metto con la spugnetta, mi trovo meglio a metterlo così. E vi darò le mie, oddio, non sono impressioni, sinceramente l'ho usata tutti i santi giorni forzandomi perché puntavo a fare questo video oggi, che è sabato. L'unica cosa però che già vi dico è che io utilizzerò gli unici colori che mi piacciono di questa palette. Poi alla luce naturale, come sempre, vi farò vedere i colori, vi faccio gli swatches, così insomma tutti per bene. Però siccome oggi ho voglia di truccarmi bene e non ho voglia di farvi vedere gli ombretti che non mi piacciono, ovvero la maggior parte, penso, li ho usati quasi tutti, non tutti, ma diciamo che una tocchicciata, no, li ho usati mi sa tutti, forse l'unico che non ho usato sugli occhi è Reputation, che è questo qua, ma poi gli altri li ho usati bene o male tutti, chi più chi meno. Allora, vi dico già che io sinceramente non l'avrei mai acquistata questa palette, cioè se io l'avessi provata in negozio non l'avrei mai acquistata. Una volta provata vi posso dire già da adesso che non l'avrei acquistata lo stesso, se avessi avuto la possibilità di provarla per una settimana, assolutamente no. Vado a mettere però come colore di transizione quello di Essence, che voglio terminare, perché iniziamo da questa cosa qui, a me quelli della palette non piacciono perché sono troppo caldi, ma lì è una questione di carnagione e di gusti. Per chi ama questo tipo di colori va bene. Quello che mi dispiace è che ci sono comunque dei colori anche freddi, quindi sinceramente io forse almeno un colore di transizione più freddo, tipo questo colore che sto usando di Essence, l'avrei messo. Però vabbè, non ci sarà, non esiste la palette perfetta, ci può essere quella più o meno perfetta, però perfetta non c'è. Però mi chiedo, mi piacerebbe sinceramente idearne una, anche se in realtà, ragazzi, cioè alla fine... una volendo se la può anche comporre con gli ombretti mono la propria palette. Ormai ci sono tanti di quei marchi che ci permettono di farlo. La verità è che ci piace comprare nuove palette, quello è indubbio. La particolarità quale sarebbe? Si sono diciamo inventati questa cosa di fare le cialde più di, che diciamo in teoria si utilizzano di più, farle un po' più larghe. Io sinceramente a quel punto avrei fatto anche questo marrone scuro più largo, perché indubbiamente è il colore che si usa di più insieme a quelli chiari e che è il mio colore preferito di tutta la palette. Però questa cosa, diciamo che ho letto anche dei commenti in giro così, io la penso allo stesso modo, diciamo disturba un po' diciamo visivamente chi è ossessivo compulsivo questa diciamo diversità di dimensione, però vabbè ragazzi, adesso non è quello il problema. L'idea sinceramente è giusta, così come per esempio, l'ho messa via, la Natural Eyes di Too Faced ha delle cialde più grandi di colori che in effetti di quella palette si sfruttano di più, però quella è simmetrica, quindi diciamo che dà una certa armonia visiva e dà meno fastidio indubbiamente.
Allora, dicevo, il marrone scuro è indubbiamente quello che mi piace di più perché secondo me, a parte che sulla mia carnagione ha la giusta intensità, quindi va benissimo per scurire. In più mi si sfuma bene, quindi di quello sono parecchio contenta, mi piace parecchio. E infatti lo andrò a utilizzare anche oggi. Non mi piace per niente questo bribe, questo qua, questo bianco che non sa di niente sulla mia carnagione. Cioè, non è né rosato né giallino. Non lo so, non mi piace. L'ho provato un giorno a metterlo su tutta la palpebra mobile, dopodiché ci ho schiaffato sopra l'oro. Perché lui era veramente triste, cioè sbatteva, non dava. Cioè, in teoria avrebbe un leggero sottotono rosato, ma proprio leggero, solo che non si vede neanche, quindi tende a sembrare bianco e basta. E non mi piace. L'altro colore mio preferito, cioè che mi piace della palette, è Barely Baked, che sarebbe l'oro, che sinceramente è molto carino. Infatti, utilizzerò lui come colore sulla palpebra. Perché è molto carino, anche se mi sono resa conto che lui, così come praticamente tutti i colori shimmer, va applicato con le dita, perché col pennello proprio non ce la fa. Tra l'altro ho usato anche un pennello di Urban Decay, dove ce l'ho. Il pennellino doppio che c'era dentro la Cherry, questo qua. Neanche con lui sono riuscita a metterlo bene, quindi alla fine ho detto vabbè, sai che ti dico, lo schiaffo con le dita e buonanotte. Che vi posso dire? Sinceramente a me non mi è piaciuta, la qualità di questa palette non mi fa impazzire, né rispetto, io la Naked 1 l'ho avuta veramente quando ancora non era neanche arrivata in Italia perché l'avevo comprata dall'America, quindi fate voi quanto tempo fa. All'epoca l'ho amata tantissimo, ma parliamo anche di un'epoca in cui di palette in giro ce n'erano veramente poche. Diciamo che con la qualità che troviamo oggi in giro, da Urban Decay, sinceramente mi è dispiaciuto vedere questa cosa qua. La Born to Run è un altro pianeta proprio di palette, secondo me, di qualità, ma proprio un'altra cosa, cioè non sembrano neanche un brevetto Urban Decay. Poi ecco, no, questo è un difetto che ho riscontrato sia in Dreamweaver, questo qua, che Angel Fire, questo qui, sono i classici ombretti Urban Decay. Ecco, questi in quello non hanno mai cambiato fino a oggi. I classici ombretti glitterati Urban Decay che non stanno dove devono stare perché cascano, sono granulosi. Oh, granulosi, quel granulosi è il termine secondo me che fa capire tranquillo. Sto sfumando da mezz'ora quello di Essence, ma mi piace troppo. Che fa capire secondo me perfettamente il problema di questi ombretti e non li utilizzerò con voi perché ripeto, dopo una settimana che mi trucco con questa palette e sono stanca, vorrei truccarmi come mi piace e almeno con quelli che mi piacciono di più. Allora, prendo il marroncino scuro che si chiama Endgame, che ripeto è quello che mi piace di più, però ne ho, cioè di marroncini scuri di qualità ne ho anche per esempio nella palette di Marc Jacobs. Però lui si fa modulare molto bene. Un altro colore che mi piaciucchia, ma non mi ha, diciamo, soddisfatto appieno è Born, questo qui, che è un, forse ecco, si vede meglio così, ma poi ve lo faccio vedere, ripeto, vi faccio gli swatches. Mi piaciucchia, a volte l'ho sfumato nella piega che gli dà un'allure un po' diversa, però ecco, sì, questi tre. Gli altri, sinceramente, no, non mi piacciono proprio. L'unico, uno che mi piaceva, mi piace come texture e come formula, questo qui, si chiama Blur. Mi piace, solo che è troppo caldo, quindi anche lui, cioè, tende al caldo, quindi non mi piace addosso. Però come formula mi piace, perché è quell'opaco luminoso che mi piace tantissimo. Tipo, per intenderci, quello di questo ombretto di Catrice, per capirci come formula. Quindi, come vedete, vabbè, sto facendo proprio un trucco basic, che più basic non si può, marroncini. Ma l'unica cosa che posso fare adesso è prendere un pizzico, giusto per farvi vedere qualche altro colore, è prendere un pizzico di Retro, questo pescato che sinceramente, non lo so, a me non ho capito. E
prendo un pizzico di Born, che ripeto, è quello che tutto sommato tra gli shimmer non mi dispiaceva. Ne prendo un pizzico, lo sfumo nella piega, tanto non si vede tanto che shimmer, quindi diciamo che solo per dare un riflesso più marrone bruciato. Allora, considerate che non fate, cioè, magari può uscirne anche un trucco carino, per carità, io non sto dicendo questo. Il problema è che innanzitutto, vabbè, senza l'aiuto del Paint Pot sotto non hanno sta gran durata. E poi proprio la consistenza, cioè con quello che è uscito oggi in commercio, compresa la Bortolano di Urban Decay, che secondo me è una delle palette più belle, anche per come è stata pensata, e soprattutto per la qualità, ovviamente, perché poi ci puoi mettere i colori più belli del mondo, ma se poi non performano. Però questa proprio, non lo so, non mi ha assolutamente rapito e ripeto, non l'avrei comprata se l'avessi sbocciata in negozio e non l'avrei comprata soprattutto adesso che l'ho provata. Vado a prendere Burley Baked col dito perché altrimenti rende malissimo, mentre così rende bene. E mi piace anche come punto di dorato, è un colore molto carino, cioè su quello nulla da dire, però tre colori su, quanti sono? 2, 4, 6, 8, 10. 3 colori su 12, insomma, non è che siano una grande quantità. Poi vado a mettere il marroncino scuro sotto. E poi vado a finire il trucco degli occhi. Vado a mettere, adesso già vi dico cosa metto, così ve li faccio vedere qua nella postazione. Metto nella rima interna questo Jumbo Eye Pencil di Paola P, che mi piace un sacco, il 302. Nella rima interna mi piace veramente tanto. E come mascara ancora non so cosa utilizzerò. Sicuramente utilizzerò il primer di Smashbox perché ultimamente mi sto trovando bene così. Magari metto il mascara di NARS. Poi il resto del viso vi dirò solo il rossetto. Perché la base la farò con un fondotinta nuovo di cui non vi posso parlare adesso, cioè non è che vi posso, non vi voglio parlare adesso perché ho intenzione di parlarvene bene in un video a parte perché mi sta piacendo un casino. Mi è stato regalato, ma poi ne parleremo. Finisco il viso, mi sistemo e ci vediamo dopo. Eccomi qua. Allora, questo è il trucco finito. Se andate a vedere i miei video precedenti, quelli in cui avevo usato poi la palette di Kat Von D, la Lolita, potrete vedere da soli che quelli là sono colori che più mi si confanno in quanto a stagione armocromatica. Questi indubbiamente un po' meno, ma non dico che mi stiano proprio male da cani, però ecco, c'è sicuramente di meglio. Comunque, questo è il trucco degli occhi. La base, vi ripeto, ve ne parlerò in un altro video. Non so se lo farò domani o se mi prenderò ancora del tempo e magari lo registro la prossima settimana. Questo ancora lo devo decidere. Il rossetto che ho scelto è una novità che ho comprato, che mi sono arrivati da pochi giorni. Anche questi li sto usando da una settimana. È uno dei rossetti Nabla. Ho comprato due bundle. E questo è Lust, che è un Bounce Matte Lipstick. Anche questi li sto usando tutti i giorni, alternandoli per capirli meglio, e ve ne parlerò in un video a parte anche di questi. Però questi qua, questo penso che farò il video domani, quindi lo vedrete nei giorni a seguire. Mi piace tantissimo, non è uno dei colori che mi sta meglio, me ne manca uno che mi piace molto, che nei due bundle non c'era, mi sa che oggi me lo vado a comprare. Andiamo alla palette, vi faccio un po' gli swatches. Ripeto, non guardate le mani, devo assolutamente appena finisco questo video mi sistemo le unghie. Allora, vi faccio gli swatches, magari mi tolgo l'orologio così abbiamo anche qualche centimetro in più di spazio, anche se non so perché mi sono un po' irritata la mano, ve li faccio qua come al solito. Allora, inizio dal più chiaro che è il bribe scritto, che ripete questo colore che non mi piace, tende più al bianco e proprio sulla palpebra, sulla mia carnagione non rende per niente. Poi, Burley Baked, che è anche il colore protagonista sulla palpebra mobile, è uno dei colori che mi piace di più, anche come texture, ma applicato col pennello non rende neanche lui, ed è questo qua. Anche se, secondo me, vabbè, no, rende abbastanza, si vede abbastanza. Poi Angel Fire, che è uno dei glitterati tipici di Urban Decay, che è granuloso. È proprio granuloso questo qua. Il colore di per sé è carino, sull'occhio, a me sul mio non rende per niente, sia perché appunto tende a essere granuloso, e anche mettendoci una base
sotto non, la situazione non cambia tantissimo. Oltretutto, non so lì come renda, ma non ha una base colore, diciamo, presente, quindi non è neanche proprio uniforme al massimo. Retro, che è questo pescato, che per carità, a livello di qualità ha un'ottima qualità perché è un matte setoso, nulla da dire, è un colore che però non fa per me, ecco, non mi fa impazzire. Giusto, ho usato leggermente sfumato come ho fatto io, ma non mi fa impazzire, ma perché non è un colore che mi sta bene oggettivamente per la mia carnagione. Andiamo a Reputation, questo qui è carino, però anche questo sulla mia carnagione non rende particolarmente, però ha una discreta qualità, solo che non è carino, ecco, non è un colore che mi fa impazzire. Magari questo su una carnagione abbronzata potrebbe rendere meglio, ma non è, cioè, non lo trovo un colore particolarmente originale, ecco, questo è l'unico problema. Poi c'è uno di quelli che mi piace, che è Burn, che è questo marrone, ecco, questo è carino, però quando l'ho usato sulla palpebra mobile da solo, diciamo come protagonista, non ha avuto una resa, cioè su di me tendeva a sembrare meno figo di quello che sembra quando lo vedete così. Ecco, questo è il senso di quello che vi voglio dire. Poi abbiamo Endgame, che è il marrone scuro, ma questo ve l'ho già detto, mi piace, anche come resa, come sfumabilità, non ha particolare, vabbè lo metto qua, non ha un particolare problema, non ha fallout, ecco, non mi ha dato problemi, quindi mi piace, perché questi colori scuri non è così facile e scontato che abbiano una buona resa. Poi, altro colore, questo è forse il più deludente di tutti perché mi piaceva tantissimo e un giorno che l'ho voluto utilizzare come protagonista, alla fine sono dovuta andare a prendere un ombretto di Paola P, mi sa, io l'ho schiaffato sopra perché questo non si vedeva per niente. Anche questo, mamma mia, a parte, guarda, già si vede. Disomogeneo, granulosissimo, pressato, come lo mettete, non rende per niente. No, guardate qua. È proprio terribile, cioè ha una resa terribile questo. Cioè, non lo so. Una di quelle cose che quando le provate vi chiedete: ma quelli che l'hanno messo in commercio l'hanno provato prima sto ombretto perché? Poi Distilled, anche questo un colore che non spicca in particolarità, ecco, non, almeno per quanto mi riguarda, non mi fa impazzire questo qua. E poi gli ultimi tre opachi, Bucked, che secondo me, Bucked si dirà, boh, è un marrone opaco caldo che sarebbe carino, però non mi dona particolarmente neanche lui. Questo forse già è un colore un po' più particolare, ecco, diciamo, questo come tonalità, quasi tendente al senape. Ma qui, ripeto, entra in gioco di nuovo la carnagione e il gusto personale. Io personalmente preferivo Buck, si chiamava se non sbaglio, quello della Naked 1. Bond Iris, si pronuncerà così. Questo, ecco, questo è molto setoso, molto carino, stesso discorso, troppo caldo per me. E infine quello che mi piaceva tantissimo, mi piace come formula, però con un sottotono diverso l'avevo preferito, è questo qua che è Blur, che è molto carino per uniformare la palpebra, però diventa diciamo un color carne perché è un opaco luminoso. Io se mi facessero una palette di ombretti tutti con questo, non so se però se si noterà, questo rende meglio dal vivo magari, visto che insomma, la possibilità di vederla ce l'avete quasi tutte, è più carino dal vivo, solo che con un sottotono freddo l'avrei preferito. Ah, due parole sul packaging, è piaciuto a tutti, a me non piace. Perché mi sa di copridivano, non lo so, non so, non me ne vogliono, cioè sarà esteticamente bello, però a me non fa impazzire. Comoda, sì, al tatto piacevole, però a me non è che mi faccia impazzire. Mettimi a fuoco! A me non è che mi faccia impazzire questo packaging, proprio sono sincera. Niente, insomma, la mia opinione ve l'ho detta durante tutto il video, quindi insomma, per riassumere, non mi ha fatto impazzire, sinceramente, da Urban Decay mi aspetto altro, ecco, questo è quello che, soprattutto nelle palette. La Born to Run rimane sempre una qualità nettamente superiore. Allora, questa palette è Made in USA. Non ho visto le altre, però ci sono delle,
palette che, se non sbaglio, sono fatte in Italia, di Urban Decay, potrei sbagliarmi, comunque sono fatte da terzisti, potrebbe dipendere dal terzista che gliel'ha fatta, non lo so, devo andare a vedere la Borturano dove è stata fatta, perché sembra proprio un'altra cosa, cioè non c'è proprio storia tra le due cose. Comunque niente, io comunque ringrazio Urban Decay per avermela fatta provare e per potervi dare la mia opinione sincera, chissà se mi manderanno la prossima palette. Basta, io vi saluto, spero di esservi stata utile, farvi risparmiare dei soldi stavolta, però non è detto, cioè per carità, ognuno ha un'altra, cioè magari a chi stanno bene questo tipo di colori magari apprezza di più metà tre quarti della palette, io è chiaro che non apprezzando particolarmente queste tonalità di colore ne apprezzo un decimo, ecco, quello è il mio problema principale, però tant'è, ci vediamo al prossimo video, ciao!